Cari telespettatori, ben ritrovati. Passiamo in rassegna anche oggi minime e massime astrologiche segno per segno. Ariete, in attesa di schiarite, non perdetevi dietro le tentazioni del vostro orgoglio in questo periodo smisurato, ma cercate di andare incontro alla persona amata. Nella professione curate la forma e soprattutto il contenuto. I risultati non tarderanno ad arrivare. Il cielo del Toro è coperto, attenzione alle distrazioni e a dove lasciate le vostre cose. Oggi potreste perdere oggetti anche importanti. Alcuni preferiranno la solitudine alla compagnia perché stanchi di essere in mezzo a tanta gente. Nel rapporto con il partner la parola d'ordine è flessibilità. Gemelli, qualche nuvola. I pianeti in buon aspetto favoriscono in particolare i nati della prima decade che riusciranno più di tutti ad apportare i cambiamenti desiderati nella professione. Nell'intimità non guastatevi l'umore per una parola di troppo del partner, ma rimandate l'argomento a domani. Cancro, piogge sparse. Non date peso a ritardi e contrattempi che sembrano rovinare il vostro programma per la serata. In realtà le stelle congiurano a fin di bene, vogliono darvi la possibilità di apprezzare di più i momenti piacevoli che vivete con chi vi ama. Coltivate il vostro rapporto. Leone, aria instabile. Cercate di essere riservati e non avvaletevi di alcune confidenze di un vostro amico solo per tirare acqua al vostro mulino. Alti e bassi in amore, buona l'intesa sessuale e affettiva, meno quella intellettuale. Alcune volte vi impuntate entrambi solo per stupide questioni di principio. Vergine, sole caldo per voi. Siete decisamente vivaci, combattivi e pieni di vita. Riuscireste a scaldare il cuore anche del partner più freddo, pesante o preoccupato. Tutti i nativi hanno la possibilità di cogliere al volo le opportunità di aggiornamento professionale connesse alle nuove tecnologie. Bilancia, alta pressione. I single del segno avranno l'occasione di poter scegliere fra tanti pretendenti, ma favorite sono le unioni con i segni di terra. In ufficio occorre prudenza, specie con le persone che non conoscete bene, rischiate di fare delle gaffe. Scorpione, torna finalmente il sereno. In evidenza il vostro lato migliore, quello che sa sedurre più che conquistare. Una cresciuta consapevolezza vi aiuta a rendervi conto dei vostri comportamenti poco equilibrati degli ultimi giorni. Se avete sbagliato, ammettetelo. Sagittario, nubi in dira d'azione. Marte vi dà una mano nel risolvere alcune questioni con il partner per le quali vi siete trovati in disaccordo. Presto riuscirete a capirvi e a ritrovare l'armonia. Nella professione sono possibili viaggi. Capricorno, arriva il sereno per voi. La luna vi aiuta a dissipare le residue perplessità sul conto di una persona da poco entrata nella vostra vita. Una punta di aggressività vi aiuta ad affrontare il lavoro con buona volontà e un pizzico di curiosità per il futuro. Acquario, cielo coperto. Anche se le cose non vanno proprio per il verso giusto, cercate di mantenere la calma e di affrontare tutta la situazione in termini razionali. Solo così ne uscirete senza combinare guai. Nella professione il punto più delicato è la comunicazione con il pubblico. Pesci, per voi venti il rinforzo. La luna in buon aspetto è rafforzata dagli aspetti armonici con Mercurio e Venere. È il momento di aprirsi al mondo senza paure o timidezze eccessive. Siete più generosi del solito e questo vi attira simpatie anche da parte di qualcuno che ancora non vi conosceva. E per oggi l'oroscopo termina qui. Naturalmente torno a trovarvi puntuale come ogni giorno anche domani. Vi aspetto e vi auguro una buona giornata.